Salve veri temerari, bentornati ai gameplay di Dragon Ball Z Kakarot. Come al solito, qua sotto nella descrizione del video troverete il timestamp con tutte le missioni, gli obiettivi, gli oggetti trovati all'interno del gameplay. Riprendo da dove mi ero fermato esattamente nel gameplay scorso. Devo andare avanti con la battaglia contro Freezer. Andiamoci dentro. Non so perché è rimasto bloccato il menu delle mosse speciali lì nell'angolo. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Non avremmo dovuto attaccare Freezer. Piccolo, ora te ne accorgi. Si guarda la mano. Mi hai sporcato la mano. Brutto stronzo. Oh, incazzato proprio. Si è consumato un bel po', frate. Momento. Nuovo capitolo, ok. Goku il Super Saiyan della leggenda. Beh, era ovvio che doveva succedere. Genki Damada. Esseri viventi di Namek, sono morti, stanno solo i pesci. Non basta. Bam. Opera di sterminio quasi completata, Freezer, ti manca poco. Perché non gli spari in testa e basta? Deve parlare, parlare, parlare. Ha sgamato. Ma hanno tagliato la parte dove Krillin e Gohan danno la loro energia residua a Piccolo, in modo da avere l'occasione di dargli un colpo a Freezer. Vigliaccone.
Boom! Piccolo! Sassato genki da oto yarou, kansen sase shimae! Sumane! Coraggio, coraggio. Koitsumo koitsumo koso koso to! Uttoshi haidomo ga! Che loro da lontano fanno quell'ultimo colpo. Disperati proprio. Kokomade da. Ikuzo. Bello. Allora. Il motivo per cui Freezer non viene sconfitto, o non, o meglio, non subisce danni così significativi, pur avendo ricevuto questa Genkidama gigantesca in faccia, è perché anche, anche l'animazione è diversa, il disegno è diverso. Quando becchi la sfera Genkidama e tu sei pura malvagità e la Genki ti becca, partono le scosse elettriche, ti deve prendere in pieno. Questo non accade con Freezer. Accade con Vegeta, si vede anche con Tarless nei film, ma questo non accade con Freezer, perché Freezer l'ha parata. Quindi è stata un'esplosione più da impatto, ma non ha subito tutto il colpo, tutta l'energia della sfera Genki. Per questo poi non muore, o comunque non riceve dei danni così significativi. Intanto divento livello tartaruga, mi abbasso sempre di più. Evviva Goku! Che poi Krillin è un nano. Cioè, mi spiegate qual è il senso di Goku che si appoggia a Krillin? Che Krillin è così. Cioè, Krillin è quanto una gamba di Goku. Dove si appoggia? La mano in testa gli deve mettere per appoggiarsi. No. No. Ho parlato male di Krillin e adesso muore, è un peccato però. Schiaccerò tutti uno per uno. No. Yamero Furita! Oh! Oh, guardate il vento che si raccoglie intorno a Goku, anche bello la terra che si spacca. I fulmini, l'acqua che ribolle, le pietre che salgono verso l'alto. Bello pure questo effetto di aura in fiamme intorno a lui. Bello. Sì. Oddio, se non ci fosse il menu bloccato delle super mosse sarebbe pure più bello, però. Pazzesco. Si è trasformato. Impossibile. Ma è diventato un Super Saiyan.
Bam! Dietro anche l'aura tipica come la disegnava Toriyama per quei personaggi. Oh, mi manda subito nella battaglia. Che cacchio. E questo. Oh, ma l'aura è proprio bella. No, ma schivato. Ma che palle. Dove sparavo? Io ero fermissimo. Kamehameha sul faccione ci sta sempre. Super mossa finale. Boom! Cosa ho fatto? Non lo so nemmeno io. Aumento di livello, ok. Come mai un distruttore di pianeti come te non riesce a distruggere un umano come me? Goku, fai bravo, non lo fare arrabbiare. Non ci sei ancora arrivato. Sono un Saiyan venuto dalla Terra apposta per sconfiggerti. Un combattente dal cuore calmo, risvegliato dalla collera. Il guerriero della leggenda. Sono Son Goku, il Super Saiyajin Noda! Freezer. Scem. Bella l'aura fatta così. Come si incazza Freezer? Orida. Sto vedendo cose più manga e anime ora che il gioco va avanti, perché all'inizio è tutto molto moderno, digitale, effetti particolari, eccetera. Però adesso vedo delle cose un po' più anime. Non so perché poi. Boh, forse andavano di fretta e quindi l'hanno fatto un po' più a risparmio. Ma è meglio se lo fanno che sembra un po' più scattoso, più bidimensionale. Perché Dragon Ball ha bisogno anche di queste cose. No, Freeze! Ma il pianeta ancora non è esploso. Cinque minuti sono più che sufficienti. Vai, vai. Anche l'aura di Freezer così è bella. Non voglio avere nessun rimpianto come guerriero. Bam! Boom. Più grosso. Full power, vai. No, questo è. Volevo già combattere. そんな何か
Il piano dei vegliardi. No, no, lascia perdere, non resuscitarli. Ma se la sua vita si fosse accorciata a causa di un brutto incontro. Cioè, ragazzi, questo proprio per forzare al massimo tutte le cose che erano state scritte. Quando Toriyama, diciamo che cercava di tener fede a quello che aveva raccontato prima. Bravo, spiega tutto veloce. Subito scena dopo appare. Manco far vedere che lo chiamano, eccetera. Non parla nemmeno, fa solo così. Tutti resuscitati, Vegeta incluso. Vediamo se è tutto chiaro. Riepilogo. Messo alle strette, Goku riesce ad accumulare abbastanza energia dai pianeti vicini per generare un'enorme sfera Genkidama. L'attacco sembra eliminare il termine, ma forse è troppo per essere festeggiato. Ma ormai siamo andati avanti, è diventato Super Saiyan. Che riepiloghi. Perché non muori? Perché non muori? Sono troppo forte. Goku. Come quel terrestre. Come quel terrestre. Kuririn no koto ka? Kuririn no koto ka? Pazzito. Posso combattere, vorrei tanto. E invece no, la storia. そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐ進路に頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。お心遣い感謝いたします。ですが、
Che ovviamente è Dende, quello più vicino alle sfere. Goku, cambiati il desiderio. Goku impazzito. Come ha fatto a sentirli poi, fra l'altro? Chi lo sa? Cioè, Goku all'improvviso ottiene dei poteri diversi, strani, che... Boo! Poteri che non ha mai avuto prima, fra l'altro. Vabbè, vabbè. Se questo è il tuo desiderio. Se vuoi morire come un coglione, ok. Chi sono io per negartelo, dice Rekkai. Eccolo, Popporunga. Dietro cataclismi incredibili, Dende. Impassibile. Freezer si accorge del drago. Freezer Pippotto Goku. Pippotto Goku. Papippo. Sul pianeta azzurro. Vai di svelto. Mo muoio di nuovo. Marlon Brando. Un altro. E qui. Ora siamo solo io e te. Non puoi scappare, non c'è nulla dietro cui nasconderti. Quanto aspettavo questo momento. Ora non c'è più nessuno. Posso combattere e basta. Bene, I'm ready. Si era bloccato.
Oops. Vai. Parti l'attacco e fermi il nemico, ok. Ma sono ancora lì le sfere. Sei stanchino? Ce la faccio così. A parte che lo devo andare a fermare. Bene. Ah. Un po' di danni. Basta. Arbitrariamente. Basta. Mi sono rotto il cazzo. È inutile. Sono troppo forte. Non mi dà soddisfazione. Cioè, io mi incazzerei. Tum. Tagliato in due dal suo stesso colpo, mamma mia. Che botta. Che botta. Si dice, chi semina vento raccoglie tempesta. Hai fatto davvero una brutta fine. Ma la faccia di Goku, bellissima. Quando mai tu hai risparmiato qualcuno? Però per esempio tante cose, ok. Gli ha dato la sua aura. E che ci fa? Perché alcune cose non vengono spiegate. Tipo Freezer può respirare tranquillamente. Cioè non respira nello spazio. Nel senso, può vivere senza ossigeno. Ok. Mentre loro no. Cioè il punto di tutta questa situazione, distruggere il pianeta, è perché loro sarebbero morti e lui no. Quindi spiegarlo avrebbe dato senso anche a questo sharing di energia. La faccia perfetta, la faccia giusta, rammaricata. La faccia rammaricata di Goku. Ho fatto cacare nella combo.
Esattamente come nel manga originale. Che Goku è anche dispiaciuto di averlo dovuto uccidere perché Goku era il buddista fino in fondo. Il pianeta sta per esplodere. フリーザとの死闘を制したソン悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿は出雲へと消えた。地球に移動したナメック星人たちはベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことに。不思議。わずかな時間だけ蘇った再長老は再び寿命の終わりを迎え、 皆が見守る中、安らかな眠りについた。新たに決まった再長老ムーリによってナメック星の1年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるという Una scoperta clamorosa. Sì, sarebbe che Goku non è morto. Tutti sono felicissimi di poter riabbracciare. Nessuno in realtà vuole riabbracciare Yamcha, solo Puar. Bella questa scena, però. Prossimo episodio, ragazzi. Trunks! Battaglia contro i cyborg. Vegeta. Ma spoileroni proprio. Vai, vai così. Vai, vai. Tutto, 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 tutto devo far vedere. Battaglia per il futuro contro la minaccia degli androidi. That's it's good. Esequie dell'imperatore. Trofeo argento guadagnato. Ok. Grazie mille. Alcuni giorni dopo la partenza dei Namekiani dalla Terra, la famiglia di Goku si gode un momento di tranquillità. Now it's time to farming, bro. Devi rimetterti in pari, devi da studiare. Vai, vai, fai una pausa, vai. Sì, andrò a fare un giro. Però non fare troppo tardi. No, va bene, mamma, è tempo che Caverna di Platone farma. Gohan. Sì, ti sento forte e chiaro. Grazie per tutto quello che hai fatto su Namek, sei stato fondamentale. Invece hai fatto moltissimo. Io invece credo di dovermi allenare di più. Scommetto che te basterà poco per migliorare. Impegniamoci entrambi, ok? A presto. Un nuovo menu è stato aggiunto ai campi di allenamento. Perfetto. Quindi ora... Oh, Bulma. Poco fa ho donato il Dragon Rattle. Le sfere del drago sono di nuovo attive. Dovresti andare a cercarle. Grazie. Sfere del drago, già che ci sono potrei mettermi a cercarle. Perfetto, ora comincia questa parte del gioco, secondo me potentissima, dove possiamo allenarci
e cercare le sfere del drago. Le sfere del drago sono oggetti mistici in grado di far avverare qualsiasi sogno. Dopo aver raccolto tutte e sette, puoi esprimere un desiderio dal menu sfere del drago. Puoi chiedere zeni, oggetti rari, oppure di risuscitare potenziali nemici che hai già sconfitto per poterli affrontare di nuovo. Quando si affrontano di nuovo dei nemici, risuscitandoli con le sfere del drago, si ottiene il loro emblema anima. Questo è molto importante. Ricorda che i momenti in cui potrai esprimere desideri cambiano con l'avanzare della storia. Durante la storia principale i desideri che puoi esprimere sono limitati, ma durante gli intervalli questi limiti non sono presenti e puoi esprimere tutti i desideri che vuoi. Ok. Tuttavia, dopo averlo fatto, le sfere diventano temporaneamente inutilizzabili e tornano disponibili dopo 20 minuti di tempo reale. Ok. Eh sì, se no che aspettavo un anno! Esperienza Yamcha. Esperienza Tenshinhan. Esperienza Chaozu. Aumento di livello. Ora puoi modificare il tuo gruppo, porta con te chi vuoi e vivi nuove avventure. Questo è un intervallo, ok. Perfetto, ragazzi, perfetto. Quindi, posso modificare il mio gruppo, banged. Andiamo in giro con i resuscitati. E perché no? Poi. Ci sono un sacco di oggetti che aspettano di essere recuperati. Vai a dare un'occhiata. Intanto, quello che farò in realtà è... ecco, arrivano anche Yamcha e Tenshinhan. Wow, potentissimo. Banged, ragazzi, banged. Ok, quello che voglio fare in realtà è, prima di tutto, vedere tutto quello che è possibile fare. Ci sono un sacco di oggetti di nuovo, bisogna ricominciare un po' tutto da capo. Guardate quanti personaggi posso usare. Sì. Vegeta Batman fa troppo ridere. Fa troppo ridere. Quindi adesso io posso potenziare un po' tutti. Mi sa che è quello che faremo. Trofeo guadagnato, abilità insuperabile. Ok. Per ognuno di loro. Dico, almeno i principali. Goku, Vegeta, Gohan e Trunks sono quelli che sicuramente potenzierò. Gli altri... non lo so, magari Piccolo. Anche perché il gruppo è sempre a 3. C'è una missione? Ma on! Guarda qua! Sono dei nemici forti... Ah, oh, no, questa è la cuoca! È la cuoca che c'ha sempre problemi!
Yancha si è tuffato intanto. Ok, donna del villaggio, livello consigliere 32, beh, ci stiamo dentro. Esperienza, medaglie di gambiuli, siete orecchini costosi, top. Aggressione, aggressione a una donna. Not on my watch. Ragazzi, facciamoli neri questi kawaii reman. Ups, ups. No. La schiva. Tra l'altro ho scoperto che c'è un trofeo che posso raggiungere solo quando facciamo tutti quanti la mossa speciale. Con tutti e tre si può fare la mossa insieme. Si deve fare tipo almeno 10 volte durante il gioco. Una cosa del genere. Ragazzi, ammazzatelo voi che gli fate un punto danno alla volta. Uno, togliono uno. Cioè, il grosso lo devo fare solo io. Uno, uno. È bellissimo. 2500 punti vita. Loro ne tolgono uno alla volta. È straordinario tutto ciò. Fessacchiotterie. Sì. Ora è tutto a posto. Credo di essere spacciato. Siete proprio tu, Gohan. E così è stata assalita di nuovo, eh. Non sarò mica una calamita con per i criminali. Vabbè, no, no, adesso non esageriamo. In fondo sono carica di cibo. Ora devo andare. Cerchi di stare lontano dai guai, va bene. Devo ancora ringraziarti come si deve. Prendi questo. Ricetta, menù di frutti di mare, riso, pasta di fagioli dolci. Top. Thank you. Conoscendo, è molto probabile che venga attaccata di nuovo. Storia completata. Ok. Potrei se altri manigoldi dovessero darmi noi, mi verrei a salvare. Ci conto, manigoldi. Avevo. Adesso Goku è diventato Super Saiyan. Pazzesco. Dovrei potenziare la comunità dell'allenamento, perché così otterrei sempre esperienza. Cosa che non sto assolutamente ottenendo in questo momento. Che poi è il grosso. Anche se alla fine, perché il gioco te lo dà per via dei progressi automatici nella storia. Avevo una heal, mi sembra. Sì. Però credo che una cosa sola. Una heal, anziano saggio. Ci vorrebbe anche Dende per fare la comunità dei Namecciani. Però se metto piccolo Dio e Nail. Allora, tenendo l'anziano saggio qui, becco 4 punti salute in più. Se tolgo anche una heal, sono sempre più o meno lì. Perché comunque c'è questa funziona solo perché i personaggi sono
posizionati così e riescono a fare l'incrocio. Dovrei tipo togliere come devo fare un casino. Intanto facciamo una cosa. Esperienza ottenuta in battaglia 10%. Diamo qualcosa a Nail, perché Nail ci dà due carte. Allora, qua siamo nella comunità dell'allenamento, lo so. Questo è potentissimo, fa salire di tutto, di più. Boom. Ok. Mancano 5 punti per arrivare a una carta. Allora, quello che dobbiamo fare secondo me... è aumentare ancora qualche altra cosina. Visto che spesso li uso questi. Prima di tutto diamogli il grembiule di seta. Non te do niente a te. Ah, Kami, siamo ancora lontanucci. Nope. Ok. Lei non possiamo dare niente, è già maxato. Allora, più che mutare voglio vedere lunch, cosa mi dà? Grembiuli, grembiuli e grembiuli. La tartaruga pure dà belle robe dopo. Vai. Maxiamo la tartaruga, impazziti! Solo per avere la bistecca più tardi. Allora. Vediamo io lo scouter, va. Mettiamo un po' di tutto, cioè avremo un'acqua di risveglio. Ok. Sì, magari Mister Popolo possiamo piazzare pure da altre parti. E poi c'ho... testo divino. Vai. Finiti i doni. Finiti i doni.
che cosa? A livello della scuola della tartaruga non si può attivare così. Che peccato. Ma un altro modo lo devo trovare. Dovrei mettere tipo Gohan qui. Piccolo qui. Tenshinhan qui. No, Yamcha qui. No. Dovrei mettere qua Krillin per ottenere questo bonus. Qua Tenshinhan. Ma non si attiva. Non si attiva. Vediamo un po' così come siamo messi. Attacco mischia e attacco ora più 4. Indicatore di supporto più 10. Se invece torniamo come eravamo prima, quindi e poi qui Gohan. Siamo uguali, anche se cercassi di cambiare, diciamo, non arriverei oltre. Sbloccato 6 voci, 15 per storia, 61 per relazioni, 75 per personaggi, 44 terminologia, 24 video, 35 musica. Medaglia D e carta 28. Son Goku. Quindi ragazzi, direi che per il momento abbiamo fatto un bel po' di cose. Ho chiuso la saga di Freezer, devo cominciare la nuova. In questo momento sono in una posizione di, tra virgolette, stallo, nel senso che sono in una pausa dove posso cercare le sfere del drago, posso fare altre missioni, devo farmare per potenziare alcune cose, ci sono degli allenamenti in più da fare e voglio divertirmi all'interno del mondo di Dragon Ball e tornare soprattutto in tutti i posti dove eravamo prima. Oh, ho sbloccato un'altra ricompensa. Controllo. Infatti. Quindi, mappa del mondo alla mano.
Ecco, vedete? Sono apparse altre cose, altre cosucce. Qui c'è un'altra missione, una sfera del drago. Una sfera del drago è qua, un'altra qui, un'altra alla Kame House. Villaggio Luca e... Ragazzi, c'è da divertirsi e voglio farlo, ma nel prossimo gameplay. Come al solito io vi ringrazio per aver visto questo episodio. Qua sotto nella descrizione del video trovate altri link utili per continuare a seguire il mondo di Dragon Ball. Io vi chiedo di lasciare un mi piace, di commentare, fatemi sapere se vi è piaciuto quello che avete visto e di condividere questi video. Ci vediamo al prossimo gameplay.